Questo programma è offerto da Amici di TV Luna, un cordiale e affettuoso saluto, buonasera e bentrovati da una nuova puntata qui di Calcio e Caffè. Noi siamo in Via Nazionale a Napoli, proprio nel cuore della City, da dove ogni venerdì trasmetteremo questo interessante programma di approfondimento sportivo, calcistico e non. Tocca a me per la prima puntata, in qualità di direttore, di dare il via a questo talk show, ma ci sarà dalla settimana prossima il collega Samuele Ciambriello che curerà questo programma. Ma stasera do io il via, parleremo del Napoli, parleremo della mancata qualificazione in Champions, parleremo di Europa League, parleremo di Genoa-Napoli, lo faremo con i nostri ospiti che saranno presentati dalla straordinaria e affascinante Nastasia Spina. Ciao Nastasia! Buonasera Angelo, un cordiale saluto a tutti i nostri amici telespettatori, siamo pronti a vivere questa nuova avventura degli azzurri targata Rafa Benitez, intanto vi presento subito gli ospiti della serata. Procuratore sportivo, uomo di calcio e opinionista della nostra trasmissione, Tommaso Mandato. Buonasera. Buonasera. È stato direttore sportivo del Napoli Calcio, ma non solo. Attualmente lavora in Grecia con il Paniliakos. Gigi Pavarese. Buonasera, grazie per avermi invitato a questa prima puntata. È sicuramente uno degli intenditori di calcio più conosciuti. Calciatore, allenatore, presidente della Damiano Promotion, Carmine Castone. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Bene così, bene così. Gli aerei qui di Capodichino ci sorvolano, ci guardano dall'alto. Ci sono gli amici intorno. Scusa, speriamo che non cadano. Non cadono. Ci sono gli amici che ci guardano, ci sono tanti tifosi del Napoli. Questa è una zona che storicamente, diciamo così, azzurra. Bene, io prima di iniziare a parlare devo per forza chiedere ai nostri amici che cosa è successo 3 giorni fa. Io sono ancora morto, Carmine. Guarda, io faccio fatica a commentare la partita del Napoli a Bilbao, perché penso che il Napoli i giocatori sono rimasti tutti a casa. Intanto vedete lo stadio stupendo dell'Atletico Bilbao, un impianto straordinario, colleghi che sono tornati hanno detto che sono rimasti incantati. Io non vi ho detto però esattamente dove siamo in via Nazionale, noi siamo in un posto straordinario, in una location scelta appositamente per noi, da qui avremo 40 puntate, che cos'è? È il posto dove prendere a sfogliatella, il famoso dolce napoletano, ma soprattutto prendere un caffè, mangiare una pizza, insomma questa è una straordinaria location dalla quale trasmetteremo per 40 venerdì di seguito il programma di approfondimento di calcio. È un accordo con questa struttura dove fra un po' vedremo anche i proprietari, Enzo e Carmine, insomma ci sono tante situazioni molto carine che affronteremo durante l'annata. Però tornando ancora per poi non mi fate più parlare, sì. Posso fare una piccola considerazione, sì, sui giocatori che ha acquistato il Napoli? Posso fare una piccola considerazione? Ma io devi farla, non posso, devi farla. No, chiedo a lui, vai, perché vai. Esattissimo. Allora, il primo errore che hanno fatto Anche se tu hai detto che parlavi lunedì 2 settembre a termine del calcio. No, abbiamo ancora 4 giorni. Ma questa è una cosa reale che è successo. Poi parleremo di altre cose. Certo. La prima cosa che la non riconferma di Reina, un portiere eccezionale. Ce l'abbiamo detto. Eccezionale. Andukar, il portiere che è arrivato con il Catania, 12-13 partite, ha preso 42 gol. Col Catania. Michu, un giocatore che l'anno prima aveva fatto un grande campionato, ma quest'anno aveva fatto 9 partite e 9 partite aveva fatto soltanto. Possiamo già valutarlo? È un giocatore, per me quello che ha visto, un giocatore che sta solo davanti alla porta per fare gol e preferisce smistare la palla a Callegon, che c'ha il difensore in marcamento, che è fuori proprio condizione mentale. Certo. Ma la paura mi angela e concludo. Io non ho paura soltanto di quello che è successo, che siamo usciti e abbiamo preso le cose. Benitez disse che non era una tragedia,
Non è una tragedia, perché è un fallimento totale quello che è successo, Angelo. Sì. Tu ti rendi conto di quello che ha perso il Napoli? E si rendono conto che i giocatori non vengono più a Napoli adesso, ma non perché Napoli è una città. Poi stiamo trattando questo giocatore Diego Lopez. È uno che 2 anni fa giocava in seconda divisione. Ha fatto solo l'anno scorso, la prima volta, con l'Espanyol, ha fatto 13-14 partite e ha fatto 2 gol. Ma chi stiamo comprando ancora? De Guzman, ma la vogliamo smettere? Ci deve prendere ancora per il fondo schiena questo signore. Scusate se parlo del col genere. Va bene, fin qui la fotografia giusta e doverosa. Oggi in città, ieri in città, l'amarezza regnava ovunque, la delusione, la disperazione. Cerchiamo disperatamente un colpevole. E naturalmente i tifosi lo hanno individuato, praticamente sarebbe anche Benitez, oltre al presidente, in primis il presidente, ma poi anche Benitez si stiamo mettendo in discussione. Vedremo nel prosieguo di questo torneo. Però intanto Gigi, lo dico anche a chi ci guarda da casa, in tutta questa tragedia oggi si è tenuto il sorteggio di Europa League. Noi siamo stati sempre sfortunati con i sorteggi, però sembra che questa volta, almeno per questa prima fase, certo, noi dovevamo stare al posto del Bilbao, avremmo incontrato un'altra volta il Porto, là ci competeva, però siamo in Europa League. Marco Di Bello ha fatto il servizio proprio su queste formazioni che incontrerà il Napoli, ascoltiamo. Bene così, tanto per capire che cosa succede, abbiamo preparato la grafica perché è già subito Europa League, dopo che si riprenderà con il Chievo. Il Napoli va a giocare il 18 settembre, eccolo qui, con lo Sparta Praga in casa, prima partita Napoli Sparta Praga, ore 21:05 del 18 settembre. Poi il 2 ottobre si va a Bratislava, prima trasferta con lo Slovan Bratislava. Poi ancora fuori casa in Svizzera a Berna con lo Young Boys il 23 ottobre alle 7 di sera. Poi si ritorna il 6 novembre a Napoli con il ritorno con lo Young Boys alle 21:05. Poi si va a Praga il 27 novembre alle 19, Sparta-Praga-Napoli, poi si chiude con lo Slovan Bratislava-Napoli l'11 dicembre. Gigi, tu che hai visto anche tanto calcio, come credi approccia il Napoli già domenica a Genova e poi in Europa League? Ma vedi, io per certi aspetti trovo delle similitudini con l'eliminazione con i francesi del Tolosa l'anno del primo scudetto. Mi auguro che sia di buon augurio questa eliminazione, se ritorniamo un po' indietro con i pensieri. Ma torno indietro con i pensieri proprio per le polemiche che ci furono dopo quell'eliminazione. Era la squadra di Maradona, di Giordano, di De Napoli. Era la squadra che, allenata da Bianchi, che ci portò, regalò alla città e ai tifosi il primo titolo nazionale, il primo scudetto. Bene, lì fu importante molto l'apporto della società, la determinazione soprattutto di Bianchi, ma senza dubbio i giocatori stessi, capeggiati da Maradona, che fecero ancora più quadrato dopo quella esperienza, quell'eliminazione, che rese ancora più forte, più convinta quella squadra. È chiaro, i tempi sono cambiati, perché quella fu un'eliminazione da una competizione, e la competizione UEFA era importantissima, perché voglio ricordare partecipavano le squadre che arrivavano dal secondo al quarto posto nei vari campionati. E ora è chiaro il Napoli con quale spirito va ad affrontare l'UEFA, e deve a mio avviso affrontarla con quella determinazione che è dovuta a questa competizione. Il Napoli l'ha già vinta una volta. Il Napoli in Europa, comunque, al di là di quanto fatto vedere purtroppo, ahimè, mercoledì sera, comunque in Europa in questi ultimi 3 anni ha scalato le classifiche, ha guadagnato consensi per il gioco espresso, per quanto fatto. Non dimentichiamoci che l'anno scorso siamo usciti ai turni preliminari, siamo usciti alla fase facendo 12 punti. Gigi, ti interrompo perché ora, al telefono abbiamo un amico di questa location, un amico di Via Nazionale, del Bar La Sfogliatella, di Carmine Tascone, di Gigi Pavarese, di Tommaso Mandato, che è Ivan Zanzaroni. Buonasera Ivan. Buonasera a voi. Allora Ivan, siamo nella via che tu preferisci, mi dicono qui, Enzo mi dice così. Sì, Enzo per forza, me lo fa preferire per forza, una via dolce. Alla Sfogliatella com'è qua?
È uno spettacolo. Sono sicuro che spesso a Bologna le porti le sfogliatelle qui della, di questo bar. Ivan, che cosa succede a Napoli? C'è tutto da buttare? C'è tutto da crocifiggere? C'è un presidente da mettere alla gogna? C'è un tecnico da contestare? Che succede? No, credo che sia un momento di grande chiarimento, cioè, dopo quello che è successo in, nei preliminari, che sono comunque fondamentalmente un'ingiustizia, perché ti fai un, tutto un campionato per arrivare in Champions e con due partite sei fuori, a prescindere dal Napoli o non Napoli, è un regolamento che non funziona, ma neanche questo, anche perché sono squadre con diverse preparazioni. È un momento in cui si devono chiarire, perché a luglio alcune cose non sono successe, sono successe. C'era un allenatore che voleva andarsene perché non c'era le condizioni per andare avanti, e un presidente che l'ha trattenuto. Gli acquisti che si devono fare e i problemi che, dovevano, che si erano evidenziati lo scorso anno non sono stati fatti e i problemi non sono stati risolti sul piano tecnico-tattico. Credo che, avendo ancora qualche giorno, pochi evidentemente di mercato, uno sforzo debba essere fatto, perché questa era una stagione, in cui si deve misurare assolutamente per il campionato. Cioè una stagione senza favoriti, e quindi Napoli, insieme a Juventus e Roma, dovrebbe essere almeno competitivissimo per i primi due posti, non dico i primi tre, i primi due. Ivan, come ti spieghi che il Napoli non ha potenziato l'organico, pur avendo denaro e tempo disponibile? No, non lo so. Guarda, in passato, negli ultimi due campionati, si è autoalimentato attraverso la cessione di Cavani e la cessione di Lavezzi precedentemente, e quindi ha lavorato anche su questo. Come lo spiego? Non me lo spiego, perché il Napoli è un, da questo punto di vista è una di quelle società, delle poche società in cui la crescita deve essere costante. Se tu affronti un impegno decennale come quello di De Laurentiis, fino adesso la crescita costante c'era stata, salvo qualche imprevisto. Quest'anno non ho visto questo miglioramento netto in termini di mercato. Cioè, lo scorso anno hanno fatto grandi operazioni con Mertens, con Higuain, con Taillon, con Reina, e si pensava che si dovesse lavorare in quella direzione. E invece Koulibaly è un ragazzo di prospettiva sicuramente, però il re De Guzman è un giocatore, dal mio punto di vista, non inutile, buono, un buon giocatore, ma non è quello che è servito. Michu è un eccellente attaccante che viene da un anno disgraziatissimo, e quindi io credo sinceramente che Derami sia una sessione, secondo me, pesantissima come quella di Reina. Quindi vanno fatte rapidamente delle valutazioni in questo senso, perché la squadra non è più forte di quella dello scorso anno. Gigi Bavaresi, vuoi fare una domanda, Ivan? No, è stato molto esaustivo, molto chiaro. Credo che mi auguro, come ha detto Ivan, che ci sia questo chiarimento all'interno, soprattutto tra Benitez e De Laurentiis. Vedi Ivan, io prima portavo delle analogie con quando venne vinto il primo scudetto dell'eliminazione con il Tolosa. Anche lì ci furono grandi critiche dopo quell'eliminazione ai rigori al primo turno. E quell'eliminazione fu veramente determinante per il rilancio, soprattutto per la ricomposizione del gruppo. Ivan, voglio chiederti l'ultima cosa. Oggi il sorteggio di Europa League può ridare entusiasmo pian pianino a questa piazza? Ma guarda, no, ti spiego. Io sono d'accordo con Gigi, era esattamente quello che volevo dire. Cioè, da un grande fallimento, perché in fondo... Delusione. Per arrivare in Champions in due partite si è uscito. Sì. Quindi da un grande fallimento può nascere qualcosa di veramente importante, se il fallimento non è solo interno, cioè il fallimento deve essere assolutamente interno, ma per la tifoseria napoletana, per la città che si sta domandando, si sta ponendo un sacco di domande, deve essere anche pubblico. Cioè io vorrei sapere da Benitez se crede in questo progetto o non progetto, se crede ancora in questo progetto, e da De Laurentiis se crede ancora in questo progetto Napoli. Queste sono due risposte che si devono dare, cioè fondamentali, perché altrimenti non si va avanti. Scusami. Per quanto riguarda l'Europa League, io sono un po', poi vi devo lasciare, sono un po' critico in questo senso, io non amo l'Europa League. Capisco che l'Europa League sia importante per i tifosi, quindi grande attenzione e grande rispetto per le scelte dei tifosi. Per me quello che conta è il campionato. Certo. L'Europa League è un secondario. Certo, magari Benitez potrebbe dare un segnale apponendo la firma al contratto e facendo capire che vuole restare a Napoli e fare un grande Ma al di là di apporre firme al contratto e non contratto, si può fare anche un ultimo anno
di un certo tipo, ma capire se ci crede veramente, perché se poi non ci crede, meglio cambiare. Grazie della tua disponibilità, Ivan, a presto. Grazie a voi, ciao, ciao a tutti. Ciao. Un saluto a Ivan Zanzaroni. Allora, che cosa succede adesso, Anastasia? No, volevo ricordare ai gentili telespettatori che come sempre a TV Luna è possibile intervenire chiamando il numero per la diretta 345-925-6298 oppure mandando un sms al 368-7254-495. Numeri che restano in sovraimpressione, quindi ci fai sapere. Dal momento che si parlava di Benitez, sì, con Zazzaroni, ma Benitez ci può far sapere come sta Zuniga, come sta Hiller, perché questi sono, caro Angelo, due giocatori che un mese fa hanno fatto un ottimo mondiale, hanno giocato nel mondiale da titolari, ma è mai possibile che Zuniga, un giocatore del Napoli, il giocatore più pagato del Napoli, noi non sappiamo perché non gioca, perché gioca, che condizioni sono. Lui e Hiller, due giocatori per me molto importanti all'economia del gioco del Napoli e di Benitez. Perché mister non fa giocare, non prende in considerazione Zuniga e Hiller? Ci faccia la cortesia, io sono un po' pettegole, mi fa piacere sapere certe cose. Tommaso, hai ascoltato Ivan Zazzaroni, hai ascoltato anche le domande che lui si è posto e che vorrebbe sapere, perché qui io penso che anche De Laurentiis dovrebbe essere un po' più chiaro con i tifosi, dovrebbe spiegare e capire che cosa vuole fare, che idea ha, perché è facile dire vinciamo lo scudetto, però poi il tifoso napoletano vuole vedere anche che insomma c'è una squadra per vincere lo scudetto e guardando sulla carta non la trova e allora va in crisi, dice ma allora che mi dice questo presidente? Ecco, sarebbe la chiarezza, perché se secondo me De Laurentiis dice ai tifosi ragazzi questi sono i conti, questa è la situazione, questi sono i soldi disponibili, che possiamo fare? Questo possiamo. Magari i tifosi poi comprendono anche la sua strategia, ma qui non si capisce però. Angelo, noi per onestà dobbiamo dire che questo malcontento nella tifoseria c'è da tempo ed è stato spesso mascherato da quelli che sono stati i risultati ottenuti, nel senso che praticamente ci si chiedeva perché non si fossero fatti determinati acquisti, non si fossero fatti determinati investimenti. Io condivido quella che può essere l'unica soluzione, cioè un chiarimento pubblico, tra virgolette, che poi è difficile portarlo in piazza, un chiarimento pubblico tra la proprietà, tra il presidente e lo stesso allenatore, perché a questo punto è proprio necessario. Quella confusione di cui ti parlavo io, e siamo degli addetti ai lavori, è quella che c'è nella gente, cioè nella gente cerca di capire perché, vedi, in 10 minuti, un quarto d'ora di trasmissione abbiamo snocciolato una serie di domande a noi stessi. Carmine per esempio adesso diceva che fine hanno fatto Zuniga e Hill e così via. Io voglio inoltre collegarmi semplicemente a una cosa, a un pensiero che è quello che ha detto Gigi prima, e mi lascia un attimino perplesso e mi fa paura tra virgolette, perché chiaramente è un pensiero veritiero, perché lui l'ha vissuta in quel Napoli da protagonista quando c'è stato il riferimento a quella partita di Tolosa. Là ci furono la reazione della squadra. In quella squadra però c'erano dei campioni, c'erano dei giocatori di carattere, c'erano dei grandi giocatori di grande personalità, cosa che in questo momento in questo Napoli non c'è. Anastasia. Pronto, buonasera, chi è in diretta? Pronto? Prego, in diretta, prego. Un po' di audio della telefonata. Sono Antonio, siamo da Napoli, con il sono vicino allo stadio. Sì. Sono nei paraggi. Volevo fare una... È caduto il collegamento. Pronto? Non sentiamo bassissimo l'audio della telefonata, se possiamo riregolarlo. Diceva mancano i campioni, però Amsic da capitano può... No, non campioni, giocatori di grande personalità, che è diverso. Ah. Io vorrei ricordare una cosa a tutti i tifosi napoletani che ci ascoltano, agli amici che stanno fuori e a Gigi Pavarese. Benitez non ha mai preso in considerazione un giocatore italiano. Io non penso che non ci sono giocatori che potevano giocare nel Napoli italiani. Andiamo sempre su giocatori stranieri e molto spesso sono i giocatori che li tende il signor Quillon, agente di Benitez, ha in procura parecchi giocatori che sono già nati. Sì. Allora io mi domando, ma Benitez, che sicuramente è un grande allenatore per quelle che ha vinto e per quelle che ha fatto,
ma si vuol rendere conto che la città di Napoli ha avuto due giocatori, Ciro Ferrara e un pallone d'oro, Cannavaro, e ci sono tanti giocatori che giocano nelle categorie minori, che sono dei talenti e arrivano in Italia, non solo a Napoli, l'anno scorso, 2013-2014, 297 giocatori stranieri. Ma come possiamo più fare noi scuola calcio? E quando viene fuori un talento italiano, poi ci lamentiamo, ecco, che andiamo a fare il mondiale e facciamo brutte, facciamo figure. Brutte figure. Anastasia, abbiamo telespettatori che intanto prepariamo telefonate, abbiamo, sì, qualcuno stanno scrivendo qualcosa. Sì, ci dicono: lasciate perdere De Laurentiis, tutti i fondamentalisti alternano grosse partite a grossi tonfi, è solo questione di tattica. Solo questione di tattica. C'è una telefonata. Sì, pronto? Sì. Prego, in diretta. Ah, buonasera. Buonasera. Sono Rosario da Vicolo Scilla, penso che il signor Tascone lo conosca bene. Conosco anche il gigante, lo portai a Monza tanti anni fa. Bravo, bravo. No, voglio fare una domanda proprio a Vittorio. Chi è Vittorio? No, io mi chiamo Carmine. Carmine Tascone. Bravo. Quando ero ragazzo andavo a vedere il Real Salute. E lì giocava mio fratello Vittorio, buonanima. Sì, ero bambino. Allora? Vorrei fare una domanda a Giulio del Tascone. Vai, vai. Come è possibile che con giocatori di esperienza come Britos, Albion, Maggio, abbiamo preso dei gol proprio una cosa che nemmeno in eccellenza? Ma com'è possibile un fatto così? Ti rispondiamo, grazie, grazie. Allora? Il calcio è una materia imponderabile, succede di tutto e tutto, certo, abbiamo sbagliato tutto. Se un giocatore, due giocatori vanno a fare un blocco su uno e lasciano solo Udurizzo, si autoblocca. Parlando col presidente Balbi, è stato colpo di brido. Parlando col presidente Balbi del basket, mi ha detto: Angelo, ma questi il blocco non lo sanno fare, non sanno uscire dal blocco. Si vedeva Britos che bloccava Maggio e quello che da dietro ha stoppato in area di rigore. Ma visto quando in area di rigore, vicino al palo, palla a terra e poi palla in porta, incredibile, incredibile. Se fosse successo la Damiano Promotion avremmo andato a casa tutta la squadra. Prima l'allenatore. Meno l'allenatore. Anastasia. Sì, abbiamo subito un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera a tutti. Prego. Volevo fare una domanda al mister. Non lo so come sia successo, perché io sono ancora incredulo che succedano ancora questi errori. Io sono due giorni che ho spento la TV e l'ho accesa stasera e ho visto il direttore Angelo, che lo seguo da tanto tempo. Ancora mi spiego come mai è potuto accadere degli errori così. Io ho giocato in terza categoria, mister. Sì. Non mi ricordo se ho fatto questi tipi di errori. Mi spiega un pochettino lei come è possibile fare ancora questi errori. E poi un'altra cosa, mister, la sostituzione di Amsic. Perché è stato sostituito Amsic? Ti rispondiamo, ancora grazie. Questo nemmeno, grazie, ti rispondiamo velocemente. L'anno scorso, nelle ultime 10 partite, Amsic fu sostituito 7 volte e 2 partite lo mise in panchina Benitez, quando non ha chi mettere. Ma lui ormai con i cambi sono automatici. Mertens, Insigne, Amsic, Pandev, non muove soltanto Higuain perché non abbiamo attaccante. E con molto dispiacere ho sentito stamattina che non prendono più un'alternativa a cosa, perché c'è Miciu. E Zapata rimane a Napoli come alternativa a cosa. Questo è l'ultimo che ho sentito. Vabbè. E la sto comunicando. Speriamo che non stia. Facciamo un altro guaio. Allora, poi sentiamo anche gli altri ospiti, però c'è un momento di pausa doverosa qui dalla Sfogliatella, da Via Nazionale, su TV Luna Napoli, canale 14, sulle applicazioni Luna Set Go, sui tablet. Siamo qui, saremo qui ogni venerdì sera. E daremo anche la possibilità ai tifosi di poter dire la loro. Qui c'è un microfono, fra un po' se qualcuno vuole dire qualcosa in modo garbato, in modo civile, come ci contraddistingue, può sicuramente trovare le soluzioni. Però adesso, Anastasia? La pubblicità? Esatto. Ok, ci vediamo dopo la pubblicità, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta con Carmine che fa... Naturalmente comizi con tutti quelli che ci piace parlare con i tifosi. Qualcuno dice che questo non è il vero Napoli, che uscirà fuori la distanza. Io spero che sia così.
Però, Nastasia, abbiamo subito una telefonata. Pronto? Pronto, buonasera, sono Dano, chiamo da Castellammare di Stabia. Castellammare di Stabia, scusami, penalizzata ancora una volta oggi dalla mancata iscrizione in Serie B. Vergognoso, ha detto Mannelli. Quello è un altro scandalo. È veramente un altro scandalo. Io vorrei fare una considerazione, vorrei il vostro parere. Io vorrei capire se il presidente del Napoli vuole fare il presidente, vuole fare l'imprenditore o il presidente di una società sportiva. Perché se vuole fare solo l'imprenditore, e allora ha scelto la strada giusta, è quella di vendere e non comprare, oppure comprare quello che gli interessa a lui. Sì. Abbiamo avuto la possibilità per due anni di fila a gennaio per comprare i giocatori, potevamo lottare con lo scudetto e non l'abbiamo fatto e non l'abbiamo comprato. Quest'anno avevamo la possibilità di comprare qualcuno per eliminare il centro drink e non l'abbiamo fatto. Allora io sfido, dico anche a voi, o si mette in atto una contestazione forte verso questo presidente, ma io non voglio sfasciare tutto perché comunque quel che è fatto di buono si è fatto di buono, però diciamo che deve rendere sempre, non è che si lavora un giorno buono e 364 non si lavora più, si deve lavorare tutti gli anni, tutti i momenti, tutte le giornate, cioè chi è anche un giornalista, io penso che state facendo bene a fare una campagna per sensibilizzare questa cosa, perché non si può andare avanti più, gli spettatori portano soldi nella società. Il presidente, quando ci state a prendere applausi, è il primo a mettersi la faccia. E allora deve mettere la faccia anche quando si state a prendere i fischi e i pernacci. Perfetto. Grazie del suo intervento, perfetto e lineare. E allora la domanda è questa a questo punto, ragazzi. Al di là che, non so, ci sono ancora tre giorni, speriamo che si possa portare a termine qualche altro acquisto, però Tommaso, Gigi, Carmine, domenica c'è il Genoa. Una squadra, secondo me, alla portata del Napoli. Non ce li dobbiamo mangiare domenica, nonostante c'è il gemellaggio, per carità, i tifosi straordinari. Ma il Napoli deve dare subito un segnale che c'è in campionato, perché noi abbiamo 9 partite che dobbiamo fare, non so quanti punti. 9 partite facili, 8 partite facili. 6 facili. 6 facili. Poi la settima arriva l'Inter, che non è tanto facile, però che è abbordabile. Allora, 6 partite facili. Sono 6 finali, tra cui c'è anche l'Europa League in mezzo. Tommaso. Beh, è chiaro che la reazione deve essere immediata, nel senso che il Napoli deve assolutamente andare a Genova e fare bottino pieno, però è chiaro che dipende anche da quelli che sono i rapporti interni, speriamo che non ci siano strascichi per questa sconfitta, perché così come c'è malumore nell'ambiente della tifoseria, mi auguro che chiaramente questo malumore sia una forma di reazione per la squadra e quindi vedremo un Napoli sicuramente migliore rispetto a queste due partite. Ecco, vi chiedo se interventi brevi, perché ci dicono ci sono molte telefonate, però ci sono anche messaggi. Esatto, c'è un messaggio: abbiate il coraggio di dire ai tifosi che il presidente con i soldi dei napoletani investe a Roma nei parchi tematici di Cinecittà. Ecco, come ha detto oggi il mio collega Carlo Alvino, che saluto, bisogna dimostrare queste cose, non facciamo fantasmi. Non buttiamo veleno in una cosa che non è indimostrabile, non c'è una carta che dice questo. E allora che parliamo? È vero che siamo davanti a un bar e facciamo chiacchiere da bar, però noi dobbiamo fare informazione. Non c'è una carta che dice questo. Quando ci sarà una carta che dirà che i soldi del Napoli stanno nei parchi tematici o nella firma Auro, allora si alzerà la voce e si chiederà spiegazioni. Però queste sono illazioni gratuite. Posso? Prego. Chievo, Palermo e Torino in casa al San Paolo, sì. Genova, Udinese e Sassuolo fuori, il Napoli, se gioca da Napoli, essere di combattere, che per me, secondo me, e lo dico adesso e non me lo rinnego, spogliatoi, sta spaccata a metà, se si mettono d'accordo tutti quanti lì dentro, se si mettono d'accordo, e fidati, lì dentro, il Napoli può fare addirittura 18 punti, andiamo a Milano, andiamo con l'Inter, abbiamo e vediamo 18 se c'è 18 punti di Milano. Gigi, storci il naso. Ma io no, assolutamente, perché comunque ritengo, al di là di quanto accaduto in Champions, il Napoli resta comunque tra le favorite, se non la maggiore favorita, per la vittoria del campionato. È chiaro, quanto diceva Carmine, se non si fa gruppo all'interno, se non si rema tutti
verso la stessa direzione. Sì, ma chi è possiamo che rema cominciare contro? Vorrei capire chi è che rema contro. No, quello che resta, quello che resta, Zunica e Lerner non giocano, giocano altri due giocatori. Britos è l'ultimo giocatore del Napoli. Cioè, ha fatto due partite, ha perso tutti e due per Britos. Ma la volete poi finire pure? O mi facete salire sangue sul viso? Assolutamente. Però ha perso due partite per mezzo a Britos. Vediamo ancora Britos in mezzo campo. Non dobbiamo vederlo più. Però faremo pataterne che non lo prendi più. Al di là di quelle che sono scelte tecniche, ti prego di calmarti. Ma hai capito? Quando vedi che no, no, lo so, Gizzo, lo so. Lui sta seduto in banchina, è pericoloso. Questo sta allora, in banchina. Quello che lascia perplesso il sottoscritto è soprattutto il fatto di aver voluto in quest'ultimo anno solare voler mandar via dallo spogliatoio i leader. È successo con Cannavaro, è successo con Reina e anche con Berami, perché Berami era un altro dei calciatori simbolo all'interno dello spogliatoio a cui facevano un po' capo tutti, ma non perché si creano i ducetti all'interno dello spogliatoio o meno, perché c'è bisogno di giocatori di grande personalità per portare maggiore comunicatività all'interno. E non capisco questa strategia societaria, al di là delle scelte tecniche, per l'amor di Dio, perché ognuno è padrone delle proprie idee. Segue il giocatore tutta la settimana. Però il fatto di voler eliminare giocatori che sono punti di riferimento all'interno mi lascia un po' perplesso. Allora, io ringrazio la regia di Mario Chidini e di tutti i nostri tecnici che ci stanno facendo vedere anche via nazionale. Qui siamo alla Sfogliatella, lo ricordo sempre, bar pizzeria, insomma qui la mattina si vengono a prendere sfogliatelle, caffè, non vi dico, è un posto bellissimo, c'è tanta gente che ci guarda, ci ascolta, li saluto tutti quanti, gli amici di Via Nazionale, sarà così per tutti i venerdì, però da stasera. Sì, raccogliamo subito la prossima telefonata, pronto? Pronto, sono Luigi da Melito. Prego. Volevo fare una domanda a Cammine d'Ascon. Eccolo qua, vai. Carmine, dimmi. Volevo dirti che sei un grande intenditore di calcio. Non mi riesco a spiegare come il Napoli gioca ancora con Britos, non mi fa giocare Zuniga e vorrei sapere perché Benitez mi toglie Amsic da mezzo, che è stato il migliore in campo, e non mi toglie Calaiona. Anche Benitez ha le sue preferenze. Complimenti per la trasmissione. Come ti chiami? Luigi. Luigi. Ciao Luigi, ciao. Luigi detto Cerino, ciao. Perché adesso lo accendiamo. Luigi detto Cerino, perché adesso è acceso a camera, che ha già detto. Non ho da dire niente, sposo tutte e due le sostituzioni che le fanno. Probabilmente l'unico che ha sentito quando eravamo in fase pubblicitaria, l'unico che ha sentito Carmine. Carmine, quello che ti dice. Allora. Ragazzi, c'è un'altra questione che voglio lanciare stasera, sempre sulla questione Benitez. Il presidente parla sempre di progetto Napoli, cioè progetto che parte, mi pare, dall'allenatore. Io domani Benitez parla a mezzogiorno, parla della partita Genoa-Napoli, mi sarebbe proprio piaciuto forse domani andare lì e chiedergli: mister, ma se lei parla sempre di stare uniti, che non è una tragedia se si esce dalla Coppa, eccetera. E non è così, però. Va bene. Avete la forza voi giornalisti domani che dite che non è così. È vero che è una tragedia, perché tragedie sono altre cose, muoiono la gente. Però che è stato un fallimento totale è come una tragedia. Certo. Perché è stato un fallimento però, totale. Però da questa tragedia, per tirar fuori le cose, perché Benitez non ci dice che lui sposa questo progetto, firma il contratto e dice sì? Ho bisogno di altri due giocatori, cioè fa chiarezza. La gente questo vuole sentire, questi silenzi. Con noi giornalisti che ci arrabbiamo sugli specchi, con quelli che fanno mercato. I panni sporchi è meglio lavarsi. Ma non è un panno sporco, Gigi. Se ci sono. Sapere se Benitez sarà ancora l'allenatore del Napoli. Ma io secondo me non te lo può dire perché lui... Ma è un panno sporco? No, ma lui non te lo dirà perché non è convinto di quello che sta succedendo. E allora devi dire no, e perché? Convinto. Lui c'è ancora un altro anno di contratto. In questo momento non ti dirà mai chiaramente lui che non vuole rimanere. Lui ha fatto delle richieste. Non gli sono state esaudite perché non sono stati presi nessuno dei calciatori. Adesso sta ripiegando su alcuni giocatori che sono delle scommesse e indica. Scusate, non gli sono stati presi i giocatori, ma voi comprereste dei giocatori e non prenderli in prestito? Quando sapete che l'allenatore che chiede questi giocatori l'anno prossimo non è più l'allenatore. E allora che progetto no, è? Allora che progetto è? Perciò... Allora io sono d'accordo con Tommy, però caro Tommy, caro spettatori,
Quando Conte ha presentato la lista all'Andrea Tagnelli e a Marotta, ha detto tizi, casi embrori, i turb, quadrata, tutti i giocatori cerci, e hanno detto no, non ti può dimostrare. Totta ha avuto la forza, Conte ha avuto la forza, ha alzato i tacchi e è andato via. Aveva la nazionale. Ma perché Benitez non ha fatto? Perché è successa la stessa cosa. E Tavita, vi dico anche un'altra cosa, fai qua Britos e Gargano per dimostrare che essa aveva ragione e la squadra è debole in questo modo, ve lo dico adesso. Facciamo Caraghi. E poi dopo vedremo. Sta facendo a posto, ve lo dico io. Vabbè, se sono d'accordo, sarebbe gravissimo. Se così fosse dovrebbe intervenire la società. Quale società? Quale società? Il presidente. E allora ecco che hanno ragione i tifosi che vogliono capire. Perché i tifosi non si spiegano questi atteggiamenti, che per carità possono essere legittimi per un proprietario di società, ma un proprietario ha i suoi clienti e i clienti sono i tifosi. E i tifosi sono quelli che portano i soldi e sono quelli che naturalmente devono sapere. E io sono convinto però che verrà fuori. Ma per forza, ma perciò non è che si può durare a lungo. No, ma perciò noi ti dicevamo che ieri quella sconfitta dell'altra sera è stata la più grave, perché è frutto di questa situazione di confusione che c'è fra la dirigenza e la società, cioè fra la dirigenza e l'allenatore. Per cui chiaramente è maturata frutto di questa situazione, cioè che non è stata rinforzata la squadra, e chiaramente c'è qualcosa che non vale. Ecco perché ci vuole chiarezza e trasparenza. Anastasia. Sì, leggo prima un SMS. Ma come fa a dire Pavarese che il Napoli è favorito per lo scudetto? Ha visto le rose di Roma e Juventus? Ciro da Napoli. Allora, le ho viste, mi rendo conto, però comunque il Napoli, quanto fatto la passata stagione, è tra le favorite, dai. Quanto fatto la passata stagione, hanno un anno in più rispetto alla Roma dove sono arrivati, sì, dei nuovi giocatori importanti, però comunque devono integrarsi in questa squadra. E la Roma avrà necessariamente bisogno, e non credo che possa essere fare ripetere il campionato della scorsa stagione dove è stata una vera sorpresa, e adesso quest'anno alla Champions, e poi tra l'altro ha un girone difficilissimo, lo stesso che affrontò il Napoli due anni or sono con Mazzarri, con le stesse squadre, Manchester ha preso Manosalle e Manola, superiori e superiori Benatia. Manolas, 24 anni, nazionale greco fortissimo. Il primo piano di testa. Credo che non lo vince la Roma il campionato. No, non ho detto questo. Gigi, però io voglio dire una cosa, sono d'accordo con quello che dici tu, ha fatto un grande campionato l'anno scorso, è vero. Però l'anno scorso è stato un campionato a tre squadre. Juve, Roma e Napoli, o viceversa. Quest'anno ci sono le Quest'anno ci sono le milanesi. Juve, Roma, Napoli, l'Inter ha lavorato bene, il Milan ha lavorato bene, la Fiorentina ha lavorato bene, la Lazio è meno bene di tutte. Però anche lei, sono ritornate le sette sorelle, Tommaso. Sì. Sono ritornate le sette. Andiamo a prendere. Pronto, buonasera. Pronto? Sì, dica. No, prego, in diretta, dica lei. No, io sto già aspettando, questo collega mi ha messo in attesa. Prego, adesso in diretta. Puoi parlare, buonasera. Ah, buonasera, mi scusi. No, prego, regolare. Buonasera, sono Massimo Sorrentino da Palma Campana. Palma Campana, grande palmese. Mi scusi, pensavo che fosse... Vai. Senta, io voglio dire un mio pensiero. Voglio tirare una freccia al presidente, non per qualche cosa, perché io ho fatto un ragionamento, è l'unico che ha perso, secondo me, economicamente, è stato lui. Perché non crede che una persona come il presidente aveva in mente di perdere tutti questi soldi. Questo è un mio avviso. Io sono convinto che le colpe lì ce l'hanno un po' tutti, perché io credo che i giocatori in campo non hanno fatto il loro dovere. Perché io ho visto la faccia del presidente, come l'avete vista tutti, non era abbastanza rossa, era secondo me una faccia abbastanza verde. Questo è un mio pensiero, io voglio essere sempre non pessimista, ottimista per la squadra, però io credo che l'unico che è andato a perdere in questa situazione non è stato proprio lui. Vabbè, grazie. Io penso che hanno perso anche i tifosi, che soprattutto sono innamorati di questa squadra, di questa maglia, e a Napoli si sono mobilitati. Sono addossicati, lasciamo perso, gente che hanno rotto i televisori, gli amici miei che hanno distrutto il televisore, le mogli con le mani tra i capelli, hanno rotto i televisori delle persone. Vabbè. E allora, abbiamo altri messaggi? Sì. Con questo Napoli dove andiamo in campo europeo con Maggio e Britos? Enzo. Maggio e Britos. Poi, ancora, vediamo. Ancora.
Ci vuole una carta scritta che il presidente è solo un imprenditore e che compra a 10 euro e vende a 100. Ha solo minimamente investito quando rilevò la società dagli anni fa dalla Serie C. Disertate lo stadio. Gennaro da Pianura, saluti. Ecco, disertare lo stadio significa rompere tutto. Io poi voglio vedere se domenica questa squadra, che secondo me può vincere a Genova, come diceva Gigi, assolutamente, tranquillamente. Assolutamente sì. Noi poi distruggiamo tutto e facciamo un altro regalo a Inter, a Roma, a Juventus, che questo lo vanno trovando, che ci dividiamo, che ci spacchiamo. Io, cari amici, capisco in primis l'amarezza per la mancata qualificazione, però io, come tanti di voi, non possono buttare tutto a mare. Non ci sto. Prima che partiamo il campionato, io non ho mai visto nella storia del calcio Napoli, da quando io sono l'Ultras, da quando sono stato nelle curve, una contestazione prima del campionato a distruggere. E noi facciamo solo un regalo agli altri, se non cerchiamo invece di compattare questo ambiente, di mettere con le spalle al muro Benitez, che mette in campo i giocatori che noi vogliamo, come sono Zuniga, come possono essere Hiller o quant'altro. Però fermo restando che per me il progetto è sempre di Benitez, la responsabilità, come ho sempre detto, è sempre la sua. Io dico che non mi va di buttare, di distruggere tutto. Non so se voi siete d'accordo. Angelo, però io penso e dico, avendo giocato, avendo fatto l'allenatore, c'è modo e modo per perdere. Mi è stato, onestamente, facevano pietà tutto quanto in mezzo al campo. Adesso arrivavano sempre secondo sulla prima palla, venivano attaccati da giocatori che poi cioè, non è ma che adesso abbiamo ma il Bilbao non è questa grande squadra che ha eliminato e eliminato. Il Napoli aveva giocatori superiori a quello del Bilbao. Ve lo metto perso. Per iscritto che ma non conta niente. Napoli, il Perugia inferiore è perso il Napoli. Ma lascia perdere 1-0 il predetto scudetto. Voglio dire, oramai non li facciamo. Ma adesso sono le tue partite, ma tu la partita la sto premessa che sotto l'aspetto tecnico, Tom, mi pensi che la partita il Napoli l'ha perso in casa al San Paolo. Quando non l'hanno schiappato i Rina, le spaccavamo, la dovevamo spaccare. Abbiamo preso un gol assurdo, anche quello, perché Insigne non ha trattenuto De Marcos, che l'ha fatta 20 metri, 30 metri, è arrivato nel rigore. Britos, invece di andare ad attaccare il portatore di palla della squadra avversaria, che ha fatto? Se ne ha chiuso un coppa a sinistra, sull'issa, a sepigliare un bicchiere d'acqua, con l'obstacolo, ma la vogliamo smettere. C'è modo e modo di perdere. Il Napoli ha fatto due prestazioni, signori, che sono ma allucinante, impossibile. Carmine, scusa, chiedo scusa. Sì. Al di là della bravura tattica di Valverde, che credo abbia dimostrato di essere superiore, sicuramente questo, vuoi anche forse la condizione fisica dei propri calciatori correvano di più, ma parliamo di una squadra, di una società che ha una certa identità, l'identità basca. Tu sai meglio di me che lì possono giocare solo giocatori nati in quel territorio. C'è in passato ha giocato Fernandez, il nazionale francese vinse l'europeo con il Mediano, che vinse l'europeo con Platini, con la Francia, poi è stato anche allenatore. È nato Lizarazu in quella società, se ben ricordate, terzino sinistro della nazionale, certo, francese, che vinse poi i mondiali in Francia. Per dire che hanno un'identità e si ritrovano, si raffigurano tutti in quella maglia. Io credo che per come siamo partiti, a me è quello che mi dava da pensare che potesse andar male. E poi quando vedo Benitez dichiarare se usciamo non è una tragedia, non è una tragedia. Bisogna... Ecco, io non ho visto l'attaccamento alla maglia, quella determinazione. C'è modo e modo di perdere. Che... Sì, lo so, c'è modo e modo. Allora, ecco, stiamo mancando in questo. Certo. Sta mancando la napoletanità in questa squadra. L'amor proprio verso questi colori, verso i tifosi, e dove stanno i verso la città. Ce l'abbiamo uno e sta crocifisso. E lo stiamo crocifiggendo. Andiamo, aspetta un attimo al telefono, poi ci dobbiamo fermare per la pubblicità, sì. E abbiamo ancora mezz'ora. Pronto, buonasera. Buonasera, sono Antonio da Napoli. Prego. Posso? Sì, prego. Voglio chiedere una domanda a Mandato. Senti, Mandato, se avesse giocato Fernandez al posto di Maggio e Perante al posto di Gargano, tu credi che la partita sarebbe finita come è finita? Ti rispondiamo, grazie. Tommaso. Grazie. Ma i sei mani il calcio sicuramente non sono da prendere in considerazione. Cioè, non ho capito, ma stiamo rivalutando Fernandez, no, che lo volevamo uccidere fino a dire come Britos. No, ma lo stiamo rivalutando. No, non è questo. Secondo me è chiaro. Quando tutti hanno detto che bello, abbiamo preso 10 milioni. No, vabbè, forse però. Investiamoli. Ma io dicevo, chiaramente i sei mani non sono mai riscontrabili nel calcio.
Però forse lui una cosa diceva, praticamente calciatori che erano già inseriti in un contesto come Berami e come Fernandez, visto e considerato che non c'erano delle alternative insomma nuove, valide, per un incontro come questo decisivo. Potevano restare. Però io ti chiedo subito al volo, ma Enrique? Non sarebbe potuto entrare Enrique? Ma tu continui a farmi delle domande, così come ce le siamo fatti prima, Hiller, Zuniga, Enrique, tutte le... Angelo, queste sono tutte situazioni frutto di confusione che sono all'interno di questo momento. La confusione... A Tommy, ragazzi, ma noi abbiamo ceduto Berami, 5 milioni, Angelo. Ma guardate, ma noi siamo ridicoli. Berami era il miglior centrocampista del Napoli, soprattutto perché era l'unico che aveva caratteristiche diverse nei confronti di tutti e quattro, Tom. Ma è l'unico. Non giocava di Berami, perché... Che Benitez sul finale di campionato dell'anno scorso sono venuti quasi alle mani, porta pure riserva mentale, perché i giocatori a questo punto si possono anche perdonare se commettono degli errori. Questo non lo sappiamo, lo sai tu, lo dico io e lo dico, non mi piglio risposta, allora, un problema. Ci abbiamo l'ultima telefonata, poi dobbiamo passare la pubblicità, Peppe, abbiamo orari. Vai Anastasia. Pronto, buonasera. Buonasera. Prego. Senta, volevo fare un commento. Sì, prego. Al di là dei calciatori che hanno fatto una cattiva prestazione, tipo il blocco che abbiamo subito a causa di Britos e Maggio, perché non si può subire, questa è pura lezione di calcio, non si può subire un blocco del genere. Per me fondamentalmente il problema è questo. Il mister non ha firmato, il presidente non gli compra i giocatori perché lui non firma, perché pensa che vada via. Allora l'allenatore cosa fa? Io ti gioco con il giocatore che tu mi hai messo a disposizione e questi sono. Maggio oramai è spompato, non ci serve più. Britos è un calciatore anomalo, cioè c'ha solo fisico, poi non sa giocare a pallone. Caleon sta giù e lui non ha il coraggio di sostituirlo, quando possiamo mettere benissimo Mertens a destra e Insigne a sinistra. Giocando con Amzic, con la partita che ha fatto una buona partita, mi cambia a Amsic, quando poteva fare come innesto invece di Zapata mi metteva anche Micio, andava bene, perché Micio ha un bel sinistro da fuori area. Secondo me è una lite con De Laurentiis e Benitez, ci metto la firma, grazie, ottima trasmissione. Ciao, grazie. A te, grazie a te. Vedete amici telespettatori come la fate voi la trasmissione, nello stile di TV Luna, TV Luna che ha seguito e seguirà il Napoli in Champions, in Europa League, in campionato, in Coppa Italia. Darà sempre voce e spazio a tutti voi con gli sms, perché i tifosi del Napoli dimostrano veramente di avere competenza, di essere garbati nell'esposizione come è il nostro stile e di dire quello che pensano senza che nessuno glielo vieti. Questo è merito soprattutto della nostra proprietà che consente sempre di aprire telefoni e messaggi. Adesso ci dobbiamo fermare ancora però per 30 secondi, no, per 1 minuto e 30. Anastasia. Allora ci vediamo dopo il break pubblicitario. Buonasera. E allora, calcio e caffè, qui dalla Sfogliatella in Via Nazionale a Napoli, siamo in diretta TV on the road, come piace fare a noi, per strada, tra la gente, tra i tifosi, e qui ce ne sono tanti di tifosi, qualcuno vuole dire anche la sua, ce n'è uno, vieni vicino, vieni qua, esattamente, ciao, come ti chiami? Luciano, allora che vuoi dire Luciano? Allora, innanzitutto voglio dire che a mio avviso c'è troppo catastrofismo intorno a noi. Subito critiche eccessive, infondate, come abbiamo sentito prima, il fatto che i fondi del Napoli vadano ad altre società di De Laurentiis. Credo che si chiacchieri troppo in maniera insensata e poco costruttiva. Quello che vorrei chiedere io a Mister Tascone, sono magari anche avvocato mandato, sono due punti di domanda. Il primo, che mi veniva suggerito anche da un amico prima, il fatto che il Napoli non prenda profili di giocatori voluti da Benitez forse non è tanto vero, ma bisognerebbe basarsi un po' più sulle quotazioni dei calciatori stessi, perché De Guzman, David Lopez, che dicono abbia quasi firmato, sono profili che cercava proprio Benitez. Quindi mi chiedo il perché poi di questi acquisti. La seconda domanda è che l'Europa League, essendo una competizione da quest'anno vincendola ad accesso diretto alla Champions League, mi voglio chiedere a mister Tascone come deve adesso il mister del Napoli, Benitez, preparare la squadra per affrontarla meglio, visto che il campionato nostro è molto equilibrato e non è facilmente raggiungibile nemmeno la terza piazza. Allora, vai, grazie, vai Carmine. Ma io penso che lui deve cominciare a mettere in campo, deve cambiare qualcosina, perché in tutta sincerità
è dimostrabile che anche la difesa, a Genova? Che la difesa, ma soprattutto a Genova. Teguzzo va in campo? Non sappiamo se sta bene, non so, questo non lo possiamo sapere. Però io insisto sempre con due giocatori. Sì. Io vorrei sapere Zunica. Come Zunica e Hiller, perché per me sono due giocatori che fino a quando sono arrivati, un mese fa, hanno fatto un grande mondiale. Perché sono arrivati a Napoli in contemporanea con tutti gli altri che sono arrivati e non sono stati ancora presi? Addirittura proprio in tribuna, non è possibile. Scusi, la domanda invece per te? Penso sia una domanda sensata, nel senso che chiaramente sono sicuramente i giocatori, quelli che stanno arrivando, sia De Guzman sia lo stesso Lopez, sono su indicazioni di Benitez, però questo alimenta ancora di più il dubbi, cioè perché siamo partiti da obiettivi come Mascherano, che sicuramente era difficile da prendere, faccio un nome perché era quello più eclatante, per arrivare, perché si sapeva insomma che in questa squadra mancavano calciatori di una certa personalità, per arrivare poi a degli obiettivi praticamente di un livello molto molto più basso, molto più modesto. Io poi mi chiedo, e lo chiedo anche ai telespettatori, lo chiedo anche agli amici, si dice sempre che chi ha fatto il mondiale arriva stanco e il Napoli soffre di questo, però non ci dimentichiamo che qua pure chi non ha fatto il mondiale ha giocato male. A parte il fatto che il centravanti, Higuaín, è stato il migliore, quindi ha fatto il mondiale, ha fatto la finale. Quando non giocato il mondiale in Napoli avevo quattro giocatori. Caicon non l'ha fatto i mondiali, è quattro stato giocatori. Peggio. Bravo. Allora vorrei capire, questa tesi funziona quando si perde o funziona quando poi si vince e si dice che, insomma, cerchiamo di non fare teorie strampalate. Telefonate. Sì, pronto? Pronto? Buonasera. Pronto, buonasera. Sono Giuseppe da Napoli, vorrei farvi i complimenti per lo staff che avete stasera, c'è di prima qualità. Grazie. E i complimenti come sempre al direttore, ci siamo sentiti. In questo caso i complimenti vanno a Carmine Enzo della Sfogliatella, che hanno inventato questo per strada qui a Napoli, Piazza Nazionale. Volevo sapere 29. Dal sì. Dottor Pavarese, che è competente di calciomercato, secondo lui come può una squadra 3 anni consecutivi guadagnare sul mercato e rinforzarsi? Il Napoli sono 3 anni dove ha venduto la Vezzi e quei soldi non si sono mai visti, perché a Napoli arrivò Insigne che c'era del Napoli. L'anno scorso ha fatto il mercato con i soldi di Cavani e forse ci ha guadagnato pure qualcosa, e quest'anno ci stiamo ancora guadagnando, perché la Fernandez, Berami e altri giocatori sicuramente abbiamo incassato più di quello che abbiamo speso. Io vorrei, e poi volevo sapere, chi se la piglia con Benitez? Perché noi diciamo sempre che i calciatori sono dei professionisti e vogliono i loro contratti? Benitez purtroppo si è trovato col campionato che stava iniziando, la società non l'ha accontentato, però lui ha un contratto di un certo valore, sta finendo l'anno per andare via. Va bene, ti facciamo rispondere. Se dovrebbe andare via, perderebbe un bel gruzzoletto. Ti facciamo rispondere, ti facciamo rispondere dagli amici, e aggiungo anche, non ci dimentichiamo anche i soldi della Champions, presi per 2 anni. Anche quelli sono da mettere in bilancio. Gigi. Ma chiaro che al di là delle operazioni di mercato condotte nelle ultime 2 stagioni, è eclatante praticamente il compenso ottenuto dalla rescissione di Cavani e dalla sua clausola rescissoria. Il Napoli l'anno scorso credo che comunque abbia individuato quei giocatori anche a livello economico che potessero soddisfare le proprie esigenze, e così è stato, perché Higuaín ha fatto un campionato eccezionale, Caglione idem, e lo stesso Albiol, che comunque sono stati i 3 giocatori presi tutti e 3 dal Real, venivano da una società importante, giocatori con una certa mentalità, giocatori che si sono adeguati subito al campionato italiano e sono entrati subito nella mentalità della nostra città, nella nostra mentalità. E quella che prima così ho azzardato, mi sa che forse stiamo perdendo. Quella napoletanità e quella quell'amore per la maglia, quell'amore per la città, che probabilmente stiamo perdendo. Che poi, anni d'oro avevamo? Altra cosa, sul discorso mondiali e dopo mondiali, è chiaro che diciamo, storicamente le società che hanno dato più calciatori, propri calciatori ai mondiali, hanno sempre sofferto nella prima fase soprattutto. E
È il caso del Napoli. È il caso del Napoli. Io sono rimasto invece un po' e sono perplesso, perché chissà cosa hanno combinato, perché visto Insigne in questo inizio stagione, credo che abbia perso quella briosità, quel cambio di passo, cosa che non ha dato nemmeno in nazionale, perché se ricorderete con la partita con il Costa Rica, quando entrarono lui e Cerci, che dovevano dare quella spinta, quel passo in più, erano, perdonatemi, più inguaiati di Pirlo e De Rossi, che stavano giocando, hanno già fatto una partita e mezza. Che forse anche la nazionale, la notorietà, i tanti microfoni davanti, l'internazionalità di Insigne gli ha tolto anche dalla serenità, spostandolo forse in orbite. Ma io credo che il ragazzo adesso sente troppe responsabilità. Ma lo dico con grande serenità. Insigne forse è diventato grande improvvisamente a livello proprio mediatico. Lui è un ragazzo serio, un ragazzo... Sì, però dico... Non credo. Io credo che lui senta Gigi, la pressione... No, la pressione, per la troppa responsabilità. Essendo l'unico napoletano all'interno della squadra, probabilmente non riesce a trasmettere tutta questa sua voglia, questa determinazione ai propri compagni. E forse è lì che deve migliorare e deve maturare. Posso? Vai, stiamo a scuola, vai. Insigne è un talento naturale, un giocatore che ha estro, fantasia, creatività. La rovina di Insigne sono i tre procuratori, che sono... Angelo! I tre procuratori, riempiono Napoli, che è Insigne, lo vuole il Tottenham, lo vuole il Valencia, lo vuole Tizio, lo vuole qua. E poi parlate con i dirigenti del Napoli, non hanno mai avuto una richiesta. Che fanno il bene del ragazzo o lo stanno rovinando? Se fosse così farebbero rovinando. Però io penso invece, fatemi capire, che delle situazioni non sono gestite bene proprio perché ci sono questi dissidi di cui parlavamo ma prima. Ma ti sta bene a te che lui... mi sta bene, però scusa, non penso e che poi, Insigne e poi non gioca bene perché si parla fuori. Insigne non gioca bene perché secondo me è anche messo in condizioni non proprio di rendere al massimo, perché questo Insigne sulla linea laterale a me non mi piace tanto, ma non voglio fare il tecnico, però... Devi parlare con Benitez. Lo vorrei un po' più. Grazie a Benitez è arrivato in nazionale. Grazie a Benitez è cresciuto. Grazie a Benitez. Ricordatevi che l'anno scorso Insigne, come minutaggio, ha giocato più Mertens, più di Amsic e più di Kalle. Però non penso che i fattori esterni coincidano col fatto che non... Io penso di sì, perché mettono in testa ai giocatori. Non sta più tranquillo. La Presidente, giustamente, la vedi così. Non sta più tranquillo. Proprio a proposito di Insigne, Marco ci chiede come mai i tifosi lo fischiano. Come mai? I tifosi fischiano Lorenzo Insigne. Vabbè, l'abbiamo detto, i tifosi vogliono di più dai napoletani. E Insigne è un napoletano e vogliono di più. C'è una telefonata. Oh. Sì, pronto, buonasera. Pronto? È caduto, lampeggiava fino a 10 secondi fa. Va bene. Ne approfitto per leggere un SMS. La partita è stata segnata da episodi, ma non abbiamo vinto la Coppa, ma quanti giocatori abbiamo comprato? Basta con le critiche, i giocatori hanno fatto tutti il Mondiale. Sì, perfetto. E allora, mercato, gli ultimi 3 giorni di mercato, si aspetta qualche annuncio, qualche cosa di importante. Vediamo Marco Di Bello nel servizio che ha preparato proprio sul mercato del Napoli, le ultime notizie. Fra un po' vedremo anche la riga che ci dirà. Che il Napoli è last minute, come un aereo, come quando dobbiamo fare un viaggio all'ultimo minuto. Gli acquisti last minute del Napoli nel servizio di Marco Di Bello. E questo è il servizio di Marco Di Bello, riepilogativo con un popolo, quello napoletano, che aspetta di capire e di sapere che sta succedendo e perché non si prendono questi giocatori che pure vengono indicati. Però abbiamo un telespettatore, un messaggio forse. Un messaggio e un telespettatore. Vai. Per Pavarese, non pensa che la perdita di Reina abbia creato un vuoto di comando nella difesa? Fabio da Napoli. Ma l'abbiamo detto, Carmine è stato il primo a ricordare l'importanza di questo giocatore sia in campo che all'interno dello spogliatoio. È chiaro che un giocatore come lui, un condottiero, viene a mancare e la sua assenza si sta facendo sentire, al di là comunque che Rafael è un portiere di grande prospettiva, dovrebbe essere il futuro immediato titolare della nazionale brasiliana, quindi al di là di questo, però la personalità di Reina era troppo importante per questa squadra. Sì, vediamo subito che è in linea. Pronto, buonasera. Buonasera. Prego. Sono Antonio D'Agostino.
Antonio, da? Bene, volevo fare i complimenti per la situazione, salutare il grande Anzio e volevo fare una domanda al dottor Pavarini, a Tascone, grande Tascone. Volevo sapere, secondo loro, non è il caso che a questo punto l'allenatore Benedetti dia le dimissioni? Questo volevo sapere, è il caso che non sia meglio a questo punto di dimissioni Benedetti? E sia proprio il momento in cui il presidente della Benedetti abbia completato la sua opera e se ne vada? Quindi, distruggiamo tutto, dici tu, fuciliamo De Laurentiis, buttiamo Benedetti e poi? Ma qualcun altro che vuole De Laurentiis alla prima giornata di campionato. De Laurentiis ha avuto il merito in 6 anni di riportare praticamente il Napoli nel calcio che conta e soprattutto riportarlo in Europa in una maniera molto, molto convincente e molto con grande determinazione. E per quanto concerne Benitez, non credo che qui a Napoli siano sorti gli stessi presupposti dell'esperienza precedente in Italia all'Inter, dove attese la finale di Coppa Intercontinentale per poi così diciamo è uscito con una rescissione contrattuale che tutti aspettavano e ciò accadde, sembra per mancanza di comunicabilità all'epoca con la proprietà dell'Inter, perché non vennero ascoltati sui consigli per quanto concerneva soprattutto l'acquisizione di calciatori. Posso fare una battuta? Vai. Ostuni, c'è un bel mare, eventualmente il signore è andato al mare, ha preso un po' di sole e voleva rompere tutto. Perché non esiste. Sono cose domande allucinanti, non esistono. Sì, perché a Napoli, Tommaso, tutti devono individuare un colpevole. E ieri mattina, cioè, il giorno dopo la partita, il colpevole è, vabbè, lo sappiamo, è De Laurentiis, non c'è dubbio. Oggi lo stesso è De Laurentiis, ma si inserisce anche Benitez, che poi la gente analizza. Ma domenica, se il Napoli non vede in campo le formazioni che vuole, si arrabbia con Benitez, non più col presidente, perché vuole vedere all'opera i giocatori che ha in organico. Io penso io credo che effettivamente noi l'abbiamo sempre detto, cioè il progetto del Napoli in questi 10 anni di De Laurentiis, ne parlano i risultati, praticamente è sempre cresciuto e con l'arrivo di Benitez è diventato praticamente una garanzia. Adesso ma lo è ancora questo? Questo ci devono chiarire, se tutte e due ci credono ancora nelle rispettive parti, perché a noi sembra, almeno dal di fuori, che non ci sia più quello stesso accordo che c'è stato. Però Benitez non ha mostrato segnali dialettici che fanno pensare questo. Non ha mai detto. Benitez è un contrattizzato. Benitez è uno che c'è ancora un anno di contratto e deve aspettare ancora la fine del calciomercato. Per cui chiaramente farebbe un autogol ad essere in questo momento impulsivo a dirti praticamente come stanno le cose. E il gioco è questo che fa paura e che porta poi confusione. Cioè il gioco delle parti, la poca chiarezza è proprio questo. Io l'anno scorso in questa grande trasmissione che ho il piacere di partecipare, grazie a Angelo Pompameo, molto spesso attaccavo Benitez, avevamo avuto parecchi signori che dicevano che ero contro Benitez. Io non ero contro Benitez, però cominciare a avere dei dubbi che lui era un po' aziendalista, quando una famosa partita si fece male Mesto col Catania, si incominciarono a fare la messa in azione o il riscaldamento, come bisogna dire, Cannavaro e Uvine, fa fare 20 minuti e poi non fa entrare Cannavaro, che aveva la capitano del Napoli, la storia del Napoli, parlo di Paolo, e fa entrare Uvini. Allora io ho detto, signori miei, ricordo Tom, Cannavaro non può più stare a Napoli, perché non si può far entrare. Perché? Perché gli fu detto che doveva mettere in condizione a Paolo di andare via. E questo mi prende la responsabilità di quello che intanto dico. Intanto Lanza dalla formazione del Napoli contro il Genoa, dice Rafael, Maggio, Albiol, Koulibaly e Britos, Hiller, Jorginho, Caleon, Hamsik, Mertens e Higuain. In panchina continui Mesto, Zuniga, Enrique, Gargano, Radosevic, De Guzman, Zemail, Insigne, Michu e Zapata. Le quote: la vittoria del Genova a 3,65, il pareggio a 3,35, il Napoli a 2,05. Almeno qua siamo favoriti. Sì, abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera.
Prego. Sono Sergio da Scafati. Sì. Vorrei domandare una, vorrei fare una domanda al grande mister Tascone. Tascone, prego. Buonasera. Buonasera mister, vorrei sapere solo una cosa. Con questa squadra possiamo fare la tripletta? Cioè Coppa Italia, campionato e Europa League? Mamma mia. Grazie, grazie della domanda. Buonasera mister. Io mi sa che non voglio dire questa domanda. Io non so se ha scherzato, è uno juventino, bravo. Io penso che con questa squadra, se rimaniamo questi, comprese i due acquisti che di Diego Lopez e De Guzman, il Napoli se arriva quinto, e ricordate quello che dico stasera, è già tanta roba, perché questo Napoli è inferiore già a 3-4 squadre che hanno investito molti soldini e hanno organici migliori. Saluto Peppe Fioretti che ci sta guardando con tutti i quartieri spagnoli. Sono contro i Mazzanzaroni, mi scrive. Perché ieri hai parlato del telegiornale così bene. Abbi fiducia in TV Luna. Prima di mandare il prossimo servizio, siamo in chiusura, devo mandare il servizio relativo all'allenamento del Napoli di oggi. Si è allenato il Napoli in vista di Genoa. Vediamo come sono le ultimissime, gli umori, il morale del servizio da Castelvolturno di Marco Di Bello. Vediamo. Eccoci qua, eccoci qua. Intanto vi ricordo, noi siamo in via Nazionale, Piazza Nazionale, al bar pasticceria a Sfogliatella, ma di fronte c'è Pellone che, guardate quanta gente in attesa della pizza, sembra che danno il pane lì, ma così come ci sono tifosi anche qui intorno che stanno guardando. Questa è una strada animatissima e soprattutto molto frequentata dai napoletani. Pizze che escono, pizze che arrivano, qui sfogliatelle che sono in caldo, alla grandissima. Siamo veramente in una zona strategica per le sfogliatelle, qui la sfogliatella è divina. Sì, raccogliamo subito l'ultima telefonata. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Allora, sono Antonio da Povero. Prego. Allora, voglio fare una domanda a Pompamero, dato che lui ha sempre ritenuto che il Napoli investiva quest'anno. Vorrei sapere adesso che cosa investe il Napoli. Sono la ragione, c'è Gennaro Monturi. C'è da Gennaro Monturi, già non ha un'idea, io ne ho un'altra. Io sono dispiaciuto di questo, grazie, comunque ti rispondo. Sono dispiaciuto di questo fatto e che sembra non abbiamo le attese giuste. Se abbiamo fallito questo preliminare di Champions è inevitabile, è sotto gli occhi di tutti. Io mica sono un mago. Io sono convinto che questa squadra comunque ha le qualità per fare bene, per fare meglio, per fare un ottimo campionato. Sono convinto che questa squadra, se saprà riunirsi, come diceva Pavarese, può darci delle grosse soddisfazioni. Per il momento noi siamo in credito, noi tifosi del Napoli e noi addetti ai lavori, siamo in credito da questa squadra, da questa società, per delle emozioni che ci hanno negato. Perché io, Angelo Pompameo, voglio pure perdere contro, che ne so, l'Arsenal, il Manchester, il Bayern, squadre che l'anno scorso io ho battuto, ma non voglio perdere contro una squadra che mi sembrava veramente essere alla nostra portata e che potevamo vincere con un po' di attenzione. Ecco, se martedì sera non ho fatto la diretta dopo la partita, mercoledì sera, non era perché non avevo paura di affrontare qualcuno. Qualcuno ha scritto questo. Ero giù di morale, lo ero, perché come vogliamo questa squadra e questo Napoli. Siamo alle conclusioni. Il calcio è una materia soggettiva ed opinabile e ognuno lo vede da un diverso modo. Si poteva risparmiare questo signore che, secondo me, e mi piglia la responsabilità di quello che dico, è stato messo vicino al telefono. Va bene, a me non mi riguarda proprio niente, perché le mie idee le sapete quali sono. Io amo il Napoli, non amo né il presidente né l'allenatore, e io l'allenatore viene pagato e voglio che faccia l'allenatore, il presidente è il proprietario della società e voglio che faccia una di Napoli, ma io amo sempre il Napoli al di sopra di tutto e non mi abbatto nei momenti di difficoltà. Cerco di non dare alibi a chi vuole sfasciare, a chi vuole distruggere, a chi vuole radere al suolo, a chi vuole vederci dietro in classifica spaccati, delusi. Che dobbiamo fare? Dobbiamo dare soddisfazione ai romani, per caso, o ai milanisti, o agli interisti, o agli juventini che ci amano tanto, o alla stessa federazione che ha tolto la territorialità su degli inni e su dei cori che solo domenica a Genova non sentiremo, ma che sentiremo per tutto l'anno, e voglio vedere che cosa succederà quando ci grideranno quello che ci hanno gridato dappertutto. Però sempre analizzando quello che vediamo, sempre analizzando. Come stasera. Tommaso, chiudi tu questa trasmissione e poi Gigi. Ma è chiaro che dopo il momento di delusioni dobbiamo essere fiduciosi e dobbiamo sicuramente sperare che il Napoli parta col piede giusto, perché adesso diventa davvero importante
è fondamentale avere come obiettivo lottare per lo scudetto. Vincerlo non lo dirò mai, perché non è una questione di scaramanzia, ma perché chiaramente ci sono anche altre squadre che sono ben messe e ben organizzate. Però il Napoli ha la possibilità, insomma, di poter lottare, ha la possibilità, insomma, di essere lì con le prime, e assolutamente non può mancare. Carmine, la tua chiusura, poi Gigi devo chiedere una cosa. Ma io conosciamo, non conosciamo bene De Guzman, è l'altro giocatore che non è stato ancora annunciato, però. Non conosciamo bene questi giocatori. Io penso che non sono superiore a Zemail, a Berami, a Hiller, a Giorginio e a Gargano. Se sono superiore a questi giocatori, allora possiamo aspirare a qualcosa. Se non sono superiore a questi giocatori, tenendo presente che uno è stato pagato 5 milioni e l'altro non so come è stato, io penso che il Napoli abbiamo quest'anno molti problemi. A me, che è stato pagato 5 milioni, non me ne frega proprio, perché anche Caleon, che ne è stato pagato 7, poi il risultato è quello che è stato pagato 5 milioni l'anno scorso, ci in seconda categoria. Sì, però voglio dire, se Benitez lo ha accettato e lo ha voluto, secondo me sa il fatto suo, ma vedremo. Gigi, con te invece, grande esperienza in Grecia. Prima scusa. Sì. Volevo dirti, io faccio parte del partito degli ottimisti. E non dobbiamo assolutamente abbandonare questi ragazzi, questa squadra. Dobbiamo essere noi tifosi a dare il primo segnale, un segnale di vicinanza, di appartenenza ai nostri colori e far capire quanto è importante per noi questa squadra. Il Napoli può lottare per vincere il campionato, può e deve combattere. Io credo che i tifosi delle curve, a cui va il mio saluto, meritano sicuramente grande rispetto, sapranno loro come interpretare questi momenti di tifo. A loro spetta il compito di gestire il tifo, di sapere momenti, luoghi, opportunità, perché sono le curve autonome dello stadio, quindi facessero quello che credono opportuno per il bene del Napoli, ma sono sicuro che loro faranno il meglio, sia perché non vogliono fare sicuramente regali ad altre squadre, ma vogliono invece risposte concrete, e vogliono che si osi. Ecco, mi è piaciuto, osiamo, proviamoci. Gigi, invece ti chiedo a te, in Grecia che cosa succede in Grecia, oltre che il mare e le vacanze? Ho accettato questa proposta di un imprenditore italiano che ha acquisito la proprietà di una società di Serie B greca che partecipa al campionato di Serie B ellenico. È un'esperienza formativa, un'esperienza che sicuramente mi arricchirà tantissimo, se non altro perché comunque sarò costretto a imparare l'inglese, visto che da giovane non lo masticavo, e quindi conseguenza. Hai detto parlo in napoletano qualche volta? Sì, ma parlerò in napoletano per forza. Bene, grazie. Parlerò in napoletano. Grazie a tutti. Io non voglio offendere Pavarese, siccome io parlo 5 lingue, se hai bisogno di un osservatore, mi tieni presente, perché verrò sicuramente. No, invece la mia domanda sarebbe, ma qualche giocatore giovane, chissà. Ma glielo possiamo dare, dipende, ma Gigi. Gigi sa il fatto suo. Grazie a Enzo e Carmine Correale, che sono da queste parti, vi ringrazio perché sono gli ideatori di questo programma. Saremo qui tutti i venerdì, quindi mettetevi l'anima in pace, qui e pioverà, ci sarà un gazebo, saremo qua a parlare del Napoli, ci sarà Anastasia, Samuele, gli ospiti, insomma, dal quartiere di Via Nazionale qua, un quartiere storico di Napoli, dal Vasto, giustamente mi suggeriscono tantissimi tifosi e appassionati. Li saluto, li abbraccio, ci rivediamo qui venerdì prossimo alle 20:30. Saluto Tommy Mandato, grazie a voi. Gigi Pavarese, forza Napoli, bocca al lupo per questa avventura. Carmine Tascone, grazie a te. Con la Damiano Promotion, che si riunisce fra poco, si andrà da vedere. Ma un grazie particolare va alla splendida Anastasia Spina, grazie a te Angelo, che con la sua straordinaria bellezza ha arricchito, ahimè, questo parterre di vecchiacci. Ma noi non siamo brutti, Non cominciamo a fare discriminazione. Ciao dalla Spogliatella da Piazza Nazionale, ci vediamo venerdì. Buonasera a tutti. Forza. Buonasera. Questo programma è stato offerto da